chiedi, siamo arrivati fondamentalmente qui, all'espressione del lavoro di palettatura, che chiama d'ora in poi, che ne viene un lavoro di palettatura, scambiato tra il nostro fluido e appunto i condotti mobili, ricavati in quest'organo che chiameremo rotore o girante, che è solitario all'albero della macchina. Il pedice 1 fa riferimento all'ingresso del condotto rotorico, il pedice 2 fa invece riferimento all'uscita dal condotto rotorico. Possiamo esprimere il lavoro scambiato in vari termini tramite l'equazione dell'energia, nelle varie forme termica e meccanica, riferite a un sistema di riferimento fisso o riferite a un sistema di riferimento mobile, dove non compare più esplicitamente il lavoro, ma in realtà compare la conservazione di quel termine che abbiamo introdotto ieri, che abbiamo chiamato rotalpia, che fa riferimento fondamentalmente all'entalpia, all'energia cinetica relativa e al potenziale centrifugo, come abbiamo visto prima. Dopodiché abbiamo due espressioni, tra virgolette, cinetiche per il lavoro, le cosiddette espressioni di Eulero: la formulazione diretta, che fa riferimento alla componente periferica della velocità assoluta, moltiplicata per la velocità di trascinamento, ingresso e uscita, oppure la formulazione indiretta, somma delle variazioni dell'energia cinetica riferita al moto assoluto, energia cinetica riferita al moto relativo e sempre riferita alla differenza tra potenziale centrifugo che abbiamo tra ingresso e uscita. Qui tutte queste espressioni sono riportate con il segno più o meno, perché poi ci sarà comodo, per la seconda delle varie tipologie di macchine, in realtà per le motrici conservare la convenzione dei segni che abbiamo adottato fino adesso, quindi considerare positivo il lavoro in uscita dal sistema, quindi fatto dalla macchina, in uscita dal sistema, quindi che il fluido c'è dalla macchina e che viene trasferito alla flangia della macchina stessa. Per le operatrici ci sarà comodo invece invertire la convenzione dei segni, quindi considerare positivo il valore, il lavoro che la macchina cede al fluido. Quindi più per le macchine motrici, meno per le macchine operatrici. Ieri di fatto ci siamo lasciati introducendo il lavoro di azione e il lavoro di reazione. Abbiamo detto che il lavoro di palettatura, facendo riferimento alla formulazione indiretta di Eulero, possiamo dividerlo in due contributi: uno legato alla variazione dell'energia cinetica calcolata nel modo, nel riferimento assoluto, e una invece che di fatti il lavoro di reazione esprime la variazione di entalpia che il fluido presenta tra ingresso e uscita dei condotti motrici, H1-H2 nel caso di macchina motrice, che possiamo esprimere come la differenza U1-U2 entrambi elevati alla seconda fratto 2, più V2 alla seconda meno V1 alla seconda fratto 2. Abbiamo anche ragionato poi su come ci conviene fare la macchina, quindi una macchina motrice, i condotti rotorici saranno acceleranti, una macchina operatrice saranno deceleranti e così via. Forma centrifuga, assetto centrifugo, assetto centrifugo. Ora, quindi, se vogliamo lo scambio di lavoro in una macchina, facciamo riferimento a una macchina motrice per il momento, coinvolge per l'appunto che parte del lavoro di palettatura sarà scambiato come lavoro di azione, grazie a una variazione della velocità assoluta del fluido. Ora però noi abbiamo detto che nelle macchine in genere, se le immaginiamo inserite in un circuito, la velocità di ingresso alla macchina all'incirca sarà pari alla velocità di uscita della macchina, alla velocità di uscita, in quanto queste velocità sono condizionate dalle norme di progettazione delle condotte e in genere sono limitate a determinati valori per evitare di avere perdite di carico troppo alte. Quindi, se noi ci interessa scambiare un'aliquota significativa di lavoro di azione nel nostro rotore, in realtà dovremo gestire all'interno della macchina una variazione delle velocità. Nel senso, ci converrà inserire, se vogliamo avere un contributo positivo da questo lavoro di azione, ci converrà inserire, nel caso di una macchina motrice, a monte della parte rotorica,
un elemento che chiameremo statore, tale da prendere un fluido, un flusso che proviene dalla condotta di adduzione a bassa velocità, accelerarlo in maniera da far crescere la sua velocità assoluta e avere una velocità c con 1 piuttosto alta, in maniera effettivamente da poter avere un termine di azione positivo, quindi poi farne diminuire l'energia cinetica quando essa attraversa il conduttore, scaricando poi il flusso a una velocità c con 2 che di nuovo sarà compatibile con la velocità di scarico della nostra macchina. Viceversa, se ragioniamo su una macchina operatrice, il lavoro sarà ceduto, ci sarà una parte di lavoro di reazione che farà aumentare in maniera diretta la pressione del fluido, ma ci sarà anche una parte ceduta dal neurotore al fluido che invece concorrerà a farne aumentare l'energia cinetica, quindi la C con 2 sarà maggiore della C con 1 anche in maniera notevole. Converrà, per non andare a scaricare un flusso nel condotto di scarico della macchina caratterizzato da una velocità troppo elevata, converrà in qualche modo rallentarlo sempre all'interno della macchina stessa, mettendo quindi a valle del rotore un elemento, chiamiamolo di nuovo statore, che banalmente si occuperà di rallentare il flusso in uscita, riportandolo a una velocità compatibile con quella che è la condizione di scarico della macchina stessa. Quindi da ciò nasce l'esigenza di accoppiare, bene o male, in tutte le macchine una parte rotorica con una parte statorica. In particolare, nelle macchine motrici la parte statorica precederà la parte rotorica. Il suo scopo, appunto, è ricevere un flusso caratterizzato da bassa velocità, accelerarlo in quelli che saranno dei condotti statorici ricavati sempre tramite delle palettature, in realtà, per le quali possiamo fare le stesse considerazioni che abbiamo fatto per i condotti rotorici, accelerarlo e quindi portarlo all'ingresso del rotore con una velocità C con 1 considerevole, in maniera appunto poi da poter convertire l'energia cinetica del fluido in lavoro di azione in maniera significativa. Quindi, se facciamo riferimento alle macchine motrici, questa parte statorica, i condotti statorici saranno dei gelli fondamentalmente, il cui scopo sarà quello di convertire l'energia interna del fluido in energia cinetica. Nelle macchine operatrici invece vedremo, la macchina in generale, sarà lo stato di una macchina operatrice, sarà formato da un rotore a cui seguito da una parte statorica, da uno statore, il cui scopo viceversa sarà quello di rallentarlo il fluido, convertendo energia cinetica in energia interna, cioè convertendola in pressione di fatto. Ugelli, qui avremo dei diffusori. Non c'è scambio di lavoro, non c'è scambio di calore, o meglio lo trascuriamo lo scambio di calore attraverso le parti statoriche, così come abbiamo fatto per quanto riguarda i condotti rotorici. Quindi fondamentalmente dovremo disegnare degli ugelli geometrici e dei diffusori geometrici. Quindi concetto di stadio. Dopodiché, come ricorderete dal corso di macchine, non sempre tramite un solo stadio riusciamo a scambiare tutto quanto il lavoro che la macchina è deputata a scambiare, quindi possiamo andare verso configurazioni più complesse in cui abbiamo configurazioni multistadio. Più stadi in successione messi in serie che elaborano la stessa portata, ognuno scambiando una certa quantità di lavoro in maniera da raggiungere quantità di lavoro scambiate decisamente notevoli, che stanno fuori dalla portata di un singolo stadio in realtà, perché vedremo, entrando poi in dettaglio per le varie macchine, che da uno stadio di una turbomacchina non possiamo aspettarci di poter scambiare con il fluido che uno stadio di una turbomacchina possa scambiare una quantità a nostro piacere di lavoro. Vedremo che la capacità di scambiare lavoro è limitata.
sai di una turbomacchina, può scambiare fino a una certa aliquota di lavoro che dipenderà in maniera forte dalla velocità di rotazione e dalla dimensione della macchina stessa. Vedremo in realtà che saranno limitate anche le portate spesso, e quindi oltre a configurazioni multistate, quindi più stati in serie tra di loro, potremo avere anche la necessità di affiancare delle macchine che lavorano in parallelo. Ora, detto ciò, richiamiamo effettivamente quella che è la termodinamica dello stadio di una turbomacchina. Cominciamo dal caso di una macchina motrice. Abbiamo ingresso, la nostra macchina motrice a questo punto sappiamo che sarà composta, il suo stadio sarà composto di due parti, una parte statorica e una parte rotorica effettivamente deputata allo scambio di lavoro. La macchina motrice, abbiamo una certa portata di fluido che entra nella macchina con una certa velocità C con 0, una certa temperatura P con 0, una certa pressione P con 0, a cui corrisponde un certo valore di entalpia H con 0. Da quello che abbiamo detto fin dalla prima lezione, se la nostra macchina è motrice, o meglio per tutte quante, significa che potremo ottenere il lavoro, in realtà, perché potremo far lavorare la macchina tra una pressione di monte più alta rispetto alla pressione di valle, quindi quello che andiamo a sfruttare è sempre un salto di pressione per le nostre macchine. Quindi abbiamo la possibilità di far espandere questa portata dalla pressione P con 0 fino a una certa pressione P con 2 minore di P con 0 ottenendo lavoro. Tecnicamente sappiamo anche, questo per noi in realtà sarà un vincolo progettuale, che dovremo scaricare il fluido dalla macchina con una certa velocità C con 2 compatibile appunto con quelle che saranno le condizioni allo scarico, la condotta che andiamo a montare allo scarico della macchina. Normalmente questa C con 2 è molto prossima come valore alla C con 0. Ora, in un piano APS, andiamo a definire quello che è il punto 0, che rappresenta lo stato termodinamico del fluido all'ingresso della macchina, quindi all'ingresso della parte statorica. Quindi questa è l'entalpia H con 0 corrispondente alla temperatura e alla pressione con cui il fluido entra all'interno della macchina. Ci conviene in realtà individuare lo stato di ristagno corrispondente riportando anche l'energia cinetica specifica associata al nostro fluido, ossia C0 quadro mezzi, individuando quindi l'entalpia di ristagno corrispondente appunto alle condizioni termodinamiche, termofluidodinamico con cui il fluido entra in acqua. Abbiamo a disposizione un salto di pressione da P0 a P2, il processo è adiabatico, lo approssimiamo come adiabatico, se fosse ideale quindi avremmo un'espansione isentropica che ci porterebbe al punto 2 isentropico. In realtà, per quello che abbiamo detto poc'anzi, sappiamo che ci converrà in genere dividere questa espansione in due parti.
una prima parte, farla avvenire nello statore, avremo a che fare con una trasformazione reale che rappresentiamo con una politopica equivalente e ci porterà il fluido dallo stato 0 allo stato 1. All'interno dello statore il flusso viaggia in condotti, il fluido si muove all'interno di condotti fissi, quindi se 0 è l'ingresso allo statore e 1 è l'uscita dallo statore, come scriveremo l'equazione di energia? H0 più C0 quarto mezzi uguale H con 1 più C1 quarto mezzi semplicemente. Non c'è scambio di calore perché lo trascuriamo, non c'è scambio di lavoro perché appunto i condotti sono fissi. Trascuriamo le variazioni di quota, quindi per il momento togliamo di mezzo il termine potenziale G0 e questo è sempre lecito in genere per quando, se trattiamo di aeriformi, dovremmo fare un po' più di attenzione se trattiamo i liquidi, quindi GZ1 e GZ2 li trascuriamo proprio, togliamo di mezzo. Questa è l'equazione dell'energia applicata al rotore, ossia l'entalpia di ristagno HR0 pari proprio all'entalpia di ristagno corrispondente allo stato 1. Come abbiamo richiamato ieri, l'entalpia di ristagno non cambia quando il fluido si muove all'interno di condotti fissi. Questo, sì? Scusi, non dovrebbe essere lo statore? Come? Non dovrebbe essere lo statore H0. Ingresso alla macchina dice 0 e quindi ingresso allo statore. No, perché lei ha messo R0, perciò ha messo, scusi, R0 distante. Ah, distante. Ah, okay. Dai, la R, allora il pedice R, io quando lo mettiamo appunto al pedice prima di un numero si intende lo stato di ristagno, stiamo facendo di riferimento allo stato di ristagno, quindi ricordate la definizione di stato di ristagno, ragazzi, no? Lo stato termodinamico assunto da un fluido che viene arrestato, che subisce un processo di arresto, processo adiabatico, reversibile senza scambi di lavoro. Quindi è un processo dove tutta quanta l'energia cinetica si traduce in entalpia fondamentalmente, con un bilancio di prima legge, ossia l'entalpia associata allo stato di ristagno del punto 0, che noi indicheremo come HR0, è pari ad H con 0 più C0 quarto mezzi. L'entalpia associata dello stato di ristagno associato al punto 1 è H con 1 più C1 quarto mezzi, perché tutta l'energia cinetica la intendiamo trasformare in entalpia. Per un condotto statorio, per l'appunto, semplicemente HR0, entalpia di ristagno dello stato 0, è pari all'entalpia di ristagno relativa appunto allo stato termodinamico. Quindi, se HR0 è anche pari ad HR1, possiamo immediatamente individuare in forma grafica quale sarà l'energia cinetica che il mio fluido possiede all'uscita del condotto statorio. Questo segmento verticale che rappresento corrisponde proprio ad C1 quarto mezzi. Per noi l'uscita dallo statore coincide con l'ingresso al rotore. Nel rotore il fluido continuerà a espandere, magari la politropica equivalente avrà una pendenza diversa da quella che aveva nello statore. Verrà scaricato dal rotore a una velocità C2 a cui corrisponde una certa energia cinetica, C2 quadro mezzi.
Se scriviamo il bilancio dell'energia del conduttore atomico, io sto dando per scontato appunto l'ipotesi che abbiamo introdotto nelle lezioni precedenti, cioè monodimensionalità, stazionarità e quant'altro, scriveremo che H con 1 più C con 1 alla seconda fratto 2, condizioni, quindi dote energetica del fluido all'ingresso del rotore, sarà pari al bilancio di energia H2 più C2 alla seconda fratto 2, questa volta il fluido interagisce con i condotti mobili, stiamo scrivendo il bilancio dell'energia in un sistema di riferimento assoluto, più il lavoro scambiato tra fluido e pale che indichiamo come lavoro di paletto. Ancora una volta, questa è l'entalpia di Vistagno dello stato 1, questa è l'entalpia di Vistagno dello stato 2. Il lavoro di palettatura è pari a HR2 meno HR1, HR1 meno HR2, ossia HR0 meno HR1. Naturalmente abbiamo applicato in serie il principio bilancio di energia alla successione condotto statorico e condotto rotorico. Praticamente il lavoro di palettatura lo giudichiamo subito, è proprio questo. Se abbiamo questa trasformazione termodinamica equivalente a quella reale, il lavoro di palettatura per unità di massa trattata all'interno della nostra macchina corrisponde alla differenza tra l'entalpia di Vistagno relativa allo stato 0 e l'entalpia di Vistagno relativa allo stato 1. Abbiamo a che fare con una macchina, abbiamo a che fare con una trasformazione termodinamica. Stiamo investendo qualcosa. Cosa stiamo investendo? Stiamo investendo questa dote energetica con cui il fluido entra nella nostra macchina. La stiamo investendo, dote energetica in realtà andiamo poi meglio a specificare considerando la pressione a cui la macchina dovrà scaricare il fluido. Stiamo investendo questa dote energetica per avere questo effetto utile, un lavoro di palettatura ottenuto. Ovviamente cosa ci viene in mente di definire? Di andare a valutare con che grado di bontà la nostra macchina realizza questa operazione. Prende un fluido con un certo contenuto di energia e converte quell'energia in lavoro meccanico disponibile alla frangia della macchina stessa. Ci viene in mente di misurare la bontà con cui questa operazione è realizzata tramite un rendimento. Come lo definiamo questo rendimento? A cosa lo definiamo? L'effetto utile è questo. E quell'effetto utile andrà a numeratore. A denominatore cosa metteremo? Entalpia di Vistagno 0 da sola? Non da sola, perché in realtà tutto questo ragionamento, io ho detto, bene o male queste poi saranno le condizioni operative. Partiamo da un certo stato termodinamico iniziale, 0, possiamo far espandere il fluido fino alla pressione P con 2. Cioè ho fissato lo stato termodinamico e ho fissato lì sopra a cui la macchina deve, il nostro stadio, deve andare a scaricare il fluido. È chiaro che se io l'isobara posso spostarla progressivamente più in basso, ottengo più lavoro di palettatura. Quindi per me questa posizione è un vincolo e la mia dote energetica in qualche modo devo tenere conto che posso sfruttarla in funzione della pressione P con 2, dell'isobara P con 2 a cui la macchina scaricherà il fluido.
Quindi HR0 di sicuro, e poi cos'altro devo considerare? Prendo come riferimento l'isentropica, visto che il mio processo è adiabatico, quindi il processo di la diabatica ideale è un'isentropica, e prendo come riferimento proprio questo punto 2 isentropico. Lo stato termodinamico che il fluido raggiungerebbe se appunto la trasformazione termodinamica fosse una trasformazione ideale, quindi se il fluido evolvesse secondo un'isentropica. Invece il fatto che poi la trasformazione reale farà sì che l'entropia tenda a aumentare nonostante che il processo sia adiabatico, e quindi il punto di fine trasformazione si sposta sempre un po' a destra sulle varie di sopra. Quindi una prima idea potrebbe essere quella di dire: ok, questa è la mia dote energetica, io posso sfruttarla fino a questo livello, considero in realtà la bontà della mia, la bontà della trasformazione la vado a paragonare al lavoro isentropico che otterrei appunto se la trasformazione fosse ideale, che indichiamo con Y. Quindi introduco un rendimento eta pari ad LP su Y, fatte le considerazioni termodinamiche che graficamente ci rendiamo subito conto che sarà minore di 1 questo rendimento, dove LP è HR0 meno HR2 fratto di nuovo HR0 meno H2 isentropica. È chiaro che meglio lavora la mia macchina, meno degradazioni di energia meccanica ci sono, più il punto 1 e il punto 2 si avvicinano a quella che sarebbe la linea di espansione dell'isentropica, più quel rendimento tenderebbe a crescere, perché LP significherebbe andrebbe ad aumentare. Se riuscissi a fare la macchina ideale senza alcuna degradazione di energia meccanica, macchina ideale che elabora un fluido ideale eccetera, per cui la trasformazione è reversibile, il rendimento arriverebbe a valere 1, questo rendimento. Quindi, se la trasformazione fosse reversibile, il punto 2 andrebbe a coincidere con il punto 2 isentropico. E il rendimento varrebbe 1? O continua ad essere una quantità minore di 1? Come ho definito Y, differenza tra HR0 e l'entalpia statica corrispondente al punto 2 raggiunto da un'espansione isentropica, in realtà sto ipotizzando che il fluido abbandoni la macchina a velocità 0. Qui al denominatore ho messo soltanto l'entalpia statica del fluido, non ho considerato il fatto che lo stesso dovrebbe avere una velocità diversa da zero per poter abbandonare la macchina.
Quindi, anche se riuscissi a realizzare una macchina ideale che fa evolvere il fluido secondo un'isentropica fino a portarne lo stato termodinamico a coincidere con il punto 2 isentropico, questa macchina ideale avrebbe rendimento minore di 1, perché in realtà, se definisco in questo modo il rendimento della macchina, sto considerando l'energia cinetica allo scarico una perdita. E macchina ideale o no, il fluido all'uscita del condotto rotorico non può avere C2 uguale 0, perché rimarrebbe lì, non scaricherebbe più la macchina, non avrei quel flusso continuo di cui ho bisogno. Quindi noi una C2 la dovremo sempre prevedere, anzi, in genere sarà imposta per noi la velocità allo scarico. Macchina reale, macchina ideale, eccetera, noi dovremmo prevedere un certo valore di C2, tot metri al secondo con cui il fluido deve abbandonare la macchina. Ne segue che questo rendimento, che chiamiamo rendimento total to static, in realtà è sempre un rendimento minore di 1, perché appunto l'energia cinetica che il fluido per forza di cose deve possedere per poter scaricare la macchina, che deve considerarne, caratterizzarne anche il funzionamento ideale, non solo quello reale. Se definisco il rendimento rapportando LP a questo Y, questa per me è sempre una perdita che mi va a penalizzare appunto la bontà con cui sto realizzando la trasformazione di espansione. Quindi conviene affiancare a questa espressione del rendimento una seconda espressione, dicendo ok, io posso fare la macchina ideale al meglio che vuoi, eccetera, però devo considerare che il fluido all'uscita dello stadio deve avere una sua C2, una sua velocità. Quindi in realtà, se riesco a fare una trasformazione in cui le degradazioni sono zero e il fluido evolve secondo un'isentropica, comunque al massimo il lavoro che posso ottenere è questo rappresentato da Y'. Ossia, definisco un rendimento di stadio che chiameremo total to total, pari ad LP su Y', ossia pari ad HR0 meno entalpia di ristagno dello stato 2 fratto entalpia di ristagno dello stato 0 meno l'entalpia 2 del punto 2 isentropico meno ancora C2 quadro. Quindi in questa prima forma di rendimento considero l'energia cinetica che il fluido possiede all'uscita dei condotti rotorici una perdita, il che fa sì che questo rendimento sarà sempre minore di 1, anche nel caso in cui riuscissi a realizzare una trasformazione isentropica da 0 a 2. In questo caso invece non l'assumo essere una perdita, considero che comunque quell'energia cinetica in qualche modo ci deve stare, e anzi, noi spesso questo C2 ce l'avremo come vincolo, sarà imposto il valore che dobbiamo realizzare allo scarico, no? E quindi ottengo una forma di rendimento che in realtà, se riesco ad azzerare le degradazioni di energia, cosa impossibile, però se riuscissi a farlo lungo la trasformazione 0,2, portando il punto 2 a coincidere con il punto 2 isentropico, questo rendimento varrebbe 1. È chiaro che il rendimento total to total avrà un valore sempre un po' più alto del rendimento total to static. Quando consideriamo l'uno e quando consideriamo l'altro? In generale possiamo sempre considerare tutti e due. È giusto fare riferimento al rendimento total to static quando effettivamente l'energia cinetica che il fluido possiede all'uscita della macchina è effettivamente una perdita. Quindi o stiamo parlando di una macchina monostadio,
oppure nel caso di macchina multistadio stiamo valutando il rendimento dell'ultimo stadio messo in serie. Per quanto riguarda invece gli stadi intermedi, sempre di una macchina multistadio, beh, lì l'energia cinetica in cui il fluido abbandona lo stadio numero I è l'energia cinetica con cui il fluido entra allo stadio I più 1. Quindi in realtà in quel caso non la consideriamo una perdita e valutiamo la performance dello stadio tramite il rendimento total to total. La regola è questa. Stadi intermedi di una multistadio, dove andiamo dal primo fino allo stadio N-1 di una macchina composta da N stadi, utilizzeremo questa forma del rendimento, questa espressione del rendimento. Macchina monostadio o ultimo stadio di una multistadio, di una polistadio, utilizzeremo questa forma del rendimento, che ci ricorderà di dire ok, facciamo le cose in maniera tale però di avere una C2 compatibile con le condizioni di scarico che sia la più piccola possibile. Che vedremo che questo sarà molto importante in genere, in particolare per le macchine idrauliche. Perché total to total e total to static? Se ci fate caso, qui al numeratore abbiamo una differenza di entalpia di ristagno, ossia se considerassimo tutti i termini, anche una differenza di entalpia totale riferita al fluido. E anche al denominatore abbiamo un'entalpia di ristagno totale meno in realtà un'entalpia di ristagno e un'entalpia di totale, che è l'entalpia di ristagno associata allo stato 2 isentropico se consideriamo una velocità allo scarico pari a C2. Quindi è un confronto tra entalpie totali e entalpie totali. Qui invece total to static, perché abbiamo un'entalpia statica qui al denominatore. Lo stato termodinamico 2 isentropico lo caratterizziamo solo tramite la sua entalpia statica. Vediamo per l'ennesima volta, stiamo considerando l'energia cinetica una perdita. No. Allora, abbiamo fatto questo discorso per le macchine motrici, richiamiamo gli stessi concetti anche per le macchine operatrici. Volete fare una pausa, ragazzi? Facciamo una pausa, andiamo avanti. Lascio scegliere a voi. Saremo in orbita Paolo. Pausa di 5 minuti. Pausa di 5 minuti.